ci troviamo qui con Roberto Nicolai, preside della Facoltà di Lettere dell'Università della Sapienza di Roma. Grazie per essere qui con noi. Oggi abbiamo assistito alla presentazione del libro di Anna Manna Clementi, Il Limite, che parla di poesia. Ecco, qual è oggi l'importanza dell'educazione letteraria? Ma io credo che l'educazione letteraria, umanistica, che dir si voglia, nel nostro mondo occidentale sia l'educazione, cioè l'unica forma di educazione che formi la persona. Poi ci sono le competenze tecniche che si possono sempre acquisire, ma credo che il modello che ha iniziato a elaborare Socrate 2500 anni fa, che si è poi perfezionato attraverso la cultura latina con Cicerone ed è stato trasmesso all'umanesimo, sia un modello tuttora senza alternative reali. La poesia in questo ha un ruolo centrale, perché la poesia è un condensato di messaggi, di forma e di contenuto, e senza la poesia io credo che difficilmente si può pensare a un'educazione. Io per questo mi riferivo proprio a una poesia che educa, come era quella greca, cioè una poesia che educa, ma non che educa con contenuti moralistici, una poesia che educa perché educa alla precisione, educa al rigore, all'onestà intellettuale, educa alla conoscenza di se stessi. Ecco, io credo che questo sia ancora, questa ricchezza sia ancora in parte da scoprire, e credo che ci sia molto da fare ancora in questo campo, senza andare a cercare formulette strane come le tre I o altre assurdità per cui si accumula nella scuola, nell'università, si accumulano saperi e competenze varie. Prima formiamo le persone, dotiamole di capacità critiche, poi gli daremo tutte le competenze che vogliamo.